Le polemiche scoppiano quando accadono. Leggo la data 1° luglio con un sorprendente ritardo. L'episodio è del 21 giugno, è una polemica strumentale, a scoppio ritardato, fasulla, perché in realtà l'ospite era Morgan, che mi ha fatto alcune domande, così come tutti noi ricordiamo Amarcord, ricordiamo il Don Giovanni di Mozart, ricordiamo le canzoni di Lucio Battisti. Abbiamo una componente scherzosa in cui entrano elementi certamente che sfiorano l'omofobia o quello che si chiama sessismo, ma nessuno si è scandalizzato, nessuno ha protestato, tutti hanno applaudito. La Repubblica, seguita dal Domani, giornale succursale, scrive: sgarbi senza freni al maxi. E i dipendenti, mi è accaduto anche a marzo, quando dicevo il mio pensiero sulle misure contro il Covid come il coprifuoco, 43 dipendenti del MAT di Rovereto hanno chiesto le mie dimissioni. Qui vedo che anche qui 43-46 dipendenti hanno scritto una lettera turbata con molto ritardo, 43 ancora, il numero magico, a Giuli, dicendo che io dico le parolacce, certo, dico le parolacce, e le dirò ancora, e continuerò a dirle, e che ho detto cose irriferibili, che poi sono riferite, che sono state addirittura censurate. In realtà io ho risposto alle domande che mi faceva Morgan, in cui entravano citazioni e divertimenti che vanno da Franco Califano a Lucio Battisti, e anche a rispondere al telefono a numeri sconosciuti a cui potevo dire: pronto, chi cazzo sei, cornuto, divertimento, sorrisi, applausi, nessuna contestazione. Evidentemente chi si è scandalizzato ha dovuto pensarci molto, ha detto: ma guarda cosa ha fatto Sgarbi, cosa gli ha fatto fare Giulio. Niente, non ho fatto niente, confermo tutto. E quando parlo del mio cancro, ho parlato del cancro alla prostata che io ho, ho citato Houellebecq. Houellebecq è un grande scrittore, anche lui evidentemente scandaloso, che ha detto, mentre gli consegnavo insieme all'amico Puglisi la laurea honoris causa a Enna, che un solo elemento, anzi una sola parte del corpo noi conosciamo da giovani, ed è il cazzo. Si può dire cazzo? Non si può dire cazzo? Non si può dire. E che poi improvvisamente arrivano altri organi, da quell'organo che è l'organo con cui noi ci muoviamo nel mondo, nella seduzione e nella conoscenza, cose che ho detto, che dice Houellebecq, ho citato. E d'altra parte qualcuno ricorderà che Moravia ha scritto il libro Io e Lui, dove lui che dialoga con Moravia è il cazzo. Non si può dire? E no, dobbiamo essere attenti, perché altrimenti si dicono le parolacce. Non è una parolaccia, è un organo come il colon, il pancreas, la prostata. Io ho un cancro alla prostata, l'ho detto. E ho detto: questa prostata mai incontrata prima, a 67 anni mi sono accorto che c'era quest'organo, che non sapevo dove fosse e cosa facesse. E questo è Houellebecq che io citavo. E poi non è che l'inizio della valanga. Quante donne hai avuto? Non l'ho fatta io la domanda, l'ha fatta a me Morgan, e io ho giocato con i numeri come si può giocare guardando il film Amarcord e soprattutto leggendo il Corriere della Sera, dove ricorda i numeri di Warren Beatty, i numeri di Juan Carlos, i numeri di quel grande cantante Julio Iglesias, 7000. E cosa sono? Sono banterie, sono divertimenti, sono battute? No, no. Nel citare queste cose ho ricordato Fidel Castro, di cui l'attività di seduttore è nota, 35000, erano battute, erano giochi. E questi giochi hanno però un riscontro che contro ogni cancel culture io rivendico, e ve li leggo, rispetto alla polemica innescata con 10 giorni di ritardo da Repubblica su un gioco, un divertimento, una festa, delle battute, un dialogo in cui certamente arrivava una telefonata, ma tutto era fatto all'impronta, e in quell'impronta c'era anche la provocazione di Morgan, sovranista Morgan, cosa c'entra il sovranismo? Mi ha chiesto: quante donne hai avuto? Devo dire: no, non posso rispondere, mi vergogno, non le ho avute. Ora, esiste, ricordo anche alle scandalizzate dipendenti del MAT che hanno scritto a Giuli, la ninfomania. La ninfomania riguarda il collezionismo o la ricerca di uomini da parte delle donne. È brutto. È consentito al maschio essere ninfomani? No. Però se tu usi la parola puttana, che può essere un'altra parolaccia, la usi anche per i maschi. Un maschio può essere una puttana. Quello che interessa a me è ricordare
due riferimenti assoluti, per me superiori a qualunque repubblica, a qualunque Romania, a qualunque polemica, a qualunque dipendente turbato, che è la felicità nell'ascoltare il Don Giovanni, nel Don Giovanni l'aria di Leporello, Madamina, il catalogo è questo. Del catalogo si parlava, Madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio. Un catalogo egli è che ho fatto io, osservate, leggete con me, dice Leporello a Donna Elvira, che non conosce la capacità di seduzione di Don Giovanni. In Italia 640, numeri, cancelliamo, buttiamo via quest'aria del Don Giovanni. In Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna sono già 1003. Numeri, che facciamo? Censuriamo Lorenzo da Ponte e censuriamo Mozart? Van fra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse e van donni, e van donne di ogni grado, di ogni forma, di ogni età. Nella bionda egli ha l'usanza di lodare la gentilezza, nella bruna la costanza, nella bianca la dolcezza. Razzismo? Qualcosa di irriferibile? Vuol d'inverno la grassotta, vuol d'estate la magrotta, talvolta è ironia, è divertimento, è gioco. È la grande maestosa, la piccina è ogni orvezzosa, della vecchia, delle vecchie fa conquista per il piacere di averle in lista. Sua passione predominante è la giovane principiante. Anche qui, addirittura arriviamo alla giovane principiante, la minorenne. Anche qui, cosa ha detto Mozart? Cosa è stato di così terribile? Quest'aria sublime, Madamina, il catalogo è questo. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella. Democratico, Don Giovanni, purché porti la gonnella, voi sapete quel che fa. E questo è Mozart. Me lo tengo, non capisco perché non si apra una polemica dopo 200... Siamo nel 1790, quindi possiamo aprire la polemica oggi su Repubblica. Lorenzo da Ponte e Mozart hanno fatto l'elenco delle donne di Don Giovanni. Diceva, Don Giovanni non esiste. Sì, non esiste, neanche quello che ho detto io esiste. È un divertimento, è un sogno. Ma voglio ricordare, insieme a Califano, che disse la fatidica frase «Tre al mese nelle voidà», volgarissima, schifosa, ha turbato l'anima di 43 dipendenti che non potevano sentire una cosa così oscena, ma non se ne sono accorti mentre capitava. Lucio Battisti, 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me voglio dimenticare, capelli biondi da accarezzare, labbra rosse sulle quali morire, 10 ragazze per me, solo per me. Una la voglio perché sa bene ballare, una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore, una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me. È una puttana allora. 10 ragazze così che dicono solo di sì, che dicono solo di sì, che dicono solo di sì. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto! Quello è proprio matto perché forse non sa che posso averne una per il giorno, una per la sera, però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera. 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io voglio dimenticare, capelli biondi da carezzare, labbra rosse sulle quali morire, 10 ragazze così che dicono solo di sì, che dicono solo di sì. Censuriamo anche Lucio Battisti, volgare, sessista. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto perché forse non sa che posso averne una per il giorno, una per la sera, però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera. Morgan, 10 ragazze per me, 10 ragazze per me, 10 ragazze per me perché io muoio per te. Ecco, comunque non è accaduto niente, abbiamo giocato con Amarcord, abbiamo giocato con Califano, abbiamo giocato con Giù Battista, abbiamo giocato con Mozart, dovremmo censurare tutto? Vergognarci? Abbiamo giocato il 21 giugno, lo scandalo accade dopo 10 giorni per un giornale che mi accusa, ho ben letto la lettera scandalizzata di queste ragazze che quella sera non sono apparse, nessuna ombra di polemica, nessuna contestazione, nulla, perché era divertimento, perché era gioco, perché era finzione, perché era teatro, non parlavo di me, parlavo di Don Giovanni, parlavo di Mozart. E quindi rivendico tutto e rivendico la dignità della letteratura, dell'ironia, del divertimento, del gioco. Voi non giocate, firmate, firmate manifesti, firmate lettere. Tutto passerà e voi finirete nel nulla da cui siete partiti.